Allora, Morgulis, ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Dopo aver interrotto la trama col video scorso dedicato ai draghi, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati e quindi con la morte di Luceris lì vicino a Capotempesta. Ovviamente questa notizia arrivò subito a Roccia del Drago e ovviamente Rhaenyra a sentire che suo figlio era morto mentre lei si aspettava fosse solo in spedizione diplomatica fu sconvolgente per lei che ebbe un mancamento, mentre i suoi figli, presi dalla rabbia, furono praticamente trattenuti da tutti perché sarebbero voluti salire in groppa ai loro draghi e andare direttamente da Pluto Terre per vendicare il loro fratello, ma probabilmente sarebbero morti anche loro e quindi per fortuna li trattennero. A vendicare però Luceris ci fu l'intenzione almeno di Daemon Targaryen, che era Darren, come abbiamo raccontato. La notizia arrivò anche a lui e lui rispose a sua moglie con un biglietto su cui scrisse occhio per occhio, figlio per figlio. Ricorderete infatti che Daemon è stato a lungo capo delle cappe dorate, quindi aveva un sacco di conoscenze da Pluto del Re e si dice addirittura degli uomini infiltrati tra le schiere dei Verdi. E quindi, mandando dei messaggi segreti da Pluto del Re, si mise in contatto con un suo uomo di fiducia al quale affidò proprio l'incarico di vendicare Luceris. Questo misterioso emissario di Daemon trovò effettivamente due sicari pronti ad entrare in azione, Sangue e Formaggio, come passeranno poi alla storia. Sangue era un ex membro della Guardia Cittadina che fu però cacciato dalle Cappe Dorate perché troppo violento. Invece Formaggio era stato l'acchiappatupi della Fortezza Rossa e quindi conosceva tutte le strade per poter entrare e muoversi segretamente all'interno del castello. Una notte quindi i due riuscirono a intrufolarsi nel castello, ma non poterono raggiungere direttamente le sale del re Aegon, il quale, oltre al fatto che era ben protetto dalla guardia reale, alloggiava nel fortino di Maegor e neanche Formaggio conosceva una strada segreta per poter raggiungere questa zona del castello. Di conseguenza i due si diressero verso la torre del primo cavaliere, dove sapevano ci fossero le sale della regina madre, Alicent. Infatti, questi due erano venuti a conoscenza del fatto che Elena con i suoi figli andava a visitare sua madre ogni sera prima di andare a dormire nei suoi alloggi privati. Ergo, i due assassini andarono effettivamente nella stanza della regina madre, la legarono e aspettarono la visita di figlia e nipoti. Quindi, quando i nipoti effettivamente si presentarono con loro madre Elena, Sangue uccise la guardia che doveva proteggere la famiglia reale e Formaggio prese in ostaggio il più piccolino dei figli di Elena, minacciando Elena stessa, la regina, di uccidere il bambino qualora avesse fatto anche solo un lamento. Questi due farabutti quindi spiegarono quella che era la loro intenzione, cioè vendicare Luceris. Il loro obiettivo non era uccidere tutti, versare sangue inutilmente, avrebbero preso solo uno dei figli di Elena per compensare la morte per appunto del figlio di Rhaenyra, ma sarebbe stata la stessa regina a dover scegliere quale dei suoi figli sarebbe dovuto morire. Ora, riepilogando, Elena e Aegon avevano avuto tre figli, già citati almeno due, Jaehaerys, Jaehaera e Melor. Questi tre figli ovviamente erano molto cari al cuore di mamma Elena, la quale propose di prendere la sua stessa vita per risparmiare i tre bambini, ma ovviamente i due banditi non volevano accettare questo pagamento e alla fine a malincuore la regina scelse di sacrificare il figlio più piccolino perché forse non riusciva a capire le scelte di quella situazione, tutto quanto il pericolo che c'era dietro. A questo punto quell'infame di Formaggio sussurrò nell'orecchio di Melor, che era il più piccolo, aveva più o meno 2 anni, hai visto tua madre ti vuole morta, fece un sorriso al suo compagno Sangue, il quale prese la spada e decapitò Jaehaerys, il figlio più grande, che aveva circa 6 anni. I due presero la testa del principino e se ne andarono. E da questo punto considerate Elena praticamente morta, perché è diventata Urla come una folle. pazza e poi si rinchiude in se stessa praticamente. Di conseguenza non avrà più un ruolo nella danza dei draghi, si chiuderà in questo lutto e questa cosa è anche importante perché lei era la proprietaria di uno dei draghi comunque dei Verdi e quindi anche il suo drago diventerà praticamente inutile perché è rimasto senza cavaliere. A questo punto per Aegon II era chiaro che era il momento di agire in maniera un po' più diretta, perché oltre a questa bruttissima faccenda della morte del suo figlio, in più c'era la presa di Arryn da parte di Daemon, alcune battaglie minori perse come a Stoneggia, Mulini in fiamme, in più la defezione di alcuni alleati dell'Altopiano, i Tarly su tutti, stranamente, guarda un po', decise che bisognava cambiare politica, quindi tolse Otto Hightower dal suo ruolo di primo cavaliere del re e addirittura mise a questo posto Criston Cole, che decise per il pugno di ferro.
Il nuovo primo cavaliere si mise quindi a capo dell'esercito reale e decise di attaccare tutti gli alleati di Rhaenyra che si trovavano sul continente. I più vicini erano i Darkling, quindi l'esercito andò a Duskendale, la città fu facilmente conquistata, rasa al suolo e il Lord Darkling decapitato. Il secondo obiettivo di Criston Cole e delle truppe del re Aegon fu il Riposo del Corvo, protetto da Lord Staunton, il quale però fu colto meno alla sprovvista rispetto al Lord di Duskendale e si rinchiuse subito nella sua fortezza mandando un messaggio d'aiuto ai Neri, aiuto che effettivamente arrivò alcuni giorni dopo di assedio da parte addirittura della regina che non fu Rhaenys e il suo drago, la regina rossa Meleis. Però anche questa mossa era stata prevista da Criston Cole, che in un primo momento si limitò a dire ai suoi uomini di concentrarsi sulla draghessa, ma soprattutto su Rhaenys stessa, quindi con gli archi lunghi, ma anche scorpione e balestre che si sono portati per l'occasione. Perché lo scorpione esisteva già da allora, ricordiamolo. Tentarono di colpire il drago e la sua amazzone, però abbiamo già detto nello scorso video che Rhaenys era molto esperta e quindi riusciva a schivare tutte le frecce e quello che le arrivava addosso, e quando sembrava avere la meglio, perché gli uomini di Criston Cole o scappavano o stavano arrostendo a terra per via del fuoco di drago, altri due draghi all'improvviso si unirono alla danza. Perché effettivamente Aemond e il re stesso Aegon II arrivarono in groppa a Vhagar e Sunfire. Lo scontro sembrava essere ormai a senso unico e molti si aspettavano che la regina che non fu sarebbe scappata. Assolutamente no. Rhaenys, spostando un paio di palle superiori a buona parte dei cavalieri di draghi di questa danza, caricò a testa bassa contro i due draghi, incanciando una lotta violentissima. La regina rossa quindi riuscì addirittura ad addentare il drago del re Sunfire, il quale quindi riportò diverse ferite, però a questo punto i due draghi erano praticamente fermi, bloccati uno dall'altro, e Vhagar, comandato da Aemond, calò su di loro, anche abbastanza incurante delle condizioni anche del fratello stesso. Aemond li travolse tutti quanti e i tre draghi piombarono al suolo, tra l'altro distruggendo mezza città, mettendo sotto un sacco di persone, bruciando i restanti col fuoco di drago, praticamente un'esplosione perché il fuoco di drago andava ovunque, e quindi tutti quanti riportarono più o meno delle ferite, tranne ovviamente Aemond e Vhagar, perché il più grosso va là protetto, eccetera eccetera. Alla fine della battaglia, quando tutto il fuoco e il bordello si era placato, trovarono il corpo senza vita di Meleis, decapitato, ha tenuto testa agli avversari, questo è stato trattato l'altro video, ma la testa poi l'ha persa, lasciamo perdere, e accanto al corpo del drago c'era anche il corpo carbonizzato della regina che non fu, che nonostante il coraggio comunque non ebbe speranze contro due draghi effettivamente. Sunfire era rimasto ferito, ma molto ferito era rimasto anche Aegon II, che era ustionato praticamente ovunque, specie nel braccio sinistro che si era fuso con l'armatura sostanzialmente, e da questo momento in poi per un anno re Aegon II rimase in coma farmacologico, perché ovviamente lo ingozzavano di latte di papavero, perché altrimenti se si fosse svegliato moriva per il dolore, sarebbe morto per il dolore. Senti, non lo lascio così perché non c'ho voglia di ripetere. Okay. Tra l'altro, come abbiamo detto nello scorso video, Sulle di Fuoco e Aegon avrebbero avuto praticamente gli stessi dolori, le stesse sofferenze. Infatti Sulle di Fuoco non potrà essere trasportato da Pluto del Re perché è troppo grosso, e lui non potrà volare da Pluto del Re perché ha un'ala quasi sradicata, e immaginiamo che sia proprio l'ala sinistra, come il braccio sinistro sia stato fuso con l'armatura di Aegon, e quindi il braccio sofferente. Perché anticipiamo che poi ci saranno altri eventi che metteranno in parallelo tanto il re quanto il suo drago, comunque poi vedrete, quindi politicamente non è specificata quale ala, noi immaginiamo sia la stessa ala di Aegon II. In ogni caso, quindi, in questa cittadina rimarrà il drago mezzo morto lì a riprendersi, tant'è che saranno mandati degli uomini proprio a portare del cibo al drago stesso. Comunque, alla fine della fiera, Lord Staunton fu catturato e ucciso insieme a tutta la sua guarnigione, il castello preso in possedimento da parte delle forze del re, e Criston Cole, dopo gli eventi tragici di questa ultima battaglia fra draghi, nominò come protettore del reame, quindi reggente in pratica al posto di Aegon II, suo fratello Aemond, che parve gradire particolarmente avere la corona in testa, anche perché, a dirla tutta, fu un po' lui colpevole delle gravissime condizioni del fratello, quindi forse voleva la corona per sé? Insomma, magari se ne è fregato del fratello, si è buttato, ha visto che gli conveniva pure il fratello in coma, non lo possiamo sapere, però anche lo stesso Criston Cole diceva che Aemond sembrava più un re rispetto a Aegon stesso.
Comunque, qui noi ci fermiamo con la storia della danza dei draghi, riprenderemo poi la prossima volta con la seconda parte del video sui draghi, perché da questo momento in poi le forze di Rhaenyra dovranno ovviare alla mancanza di un drago importante quale la Regina Rossa. Quindi noi ci vediamo settimana prossima con il secondo video sui draghi. Buona tua riuscita!